il romanzo di Philippe Sollers, Trésor d'amour, tesoro d'amore, edito da Gallimard. A tavola con il romanzo di Philippe Sollers, Tesoro d'amore, Tresor d'amour, edito da Gallimard nel 2011, non tradotto in italiano ancora. Un romanzo d'amore e sull'amore di Philippe Sollers, a confronto con l'esperienza di Stendhal, che oltre al Rosso e il Nero e alla Certosa di Parma, ha scritto anche un libro dal titolo Dell'amore. Amare, termine generale, che si impiega in tutte le accezioni del verbo transitivo e assoluto, fare l'amore. Senza il fare, l'amore è un'altra cosa. Con l'affaccendarsi c'è l'erotismo, magico e ipnotico, algebrico e geometrico, ma l'amore resta illuso in questo modo. Apparentemente, contro l'illusione dell'amore, nella forma dell'erotismo, che è miseria e povertà sessuale, si è imposta la mitologia dell'amore folle, dell'amore assoluto, dell'amore passione. E già il pathos indica che la soluzione è interna al problema che si vorrebbe risolvere. Contro disamori senza passione, l'amore folle, che è anche quello dell'Orlando Furioso, pare l'antidoto. Medicina che sola può contrastare il veleno delle relazioni standard, personali e sociali, che sono appunto senza amore e risultano una gestione impossibile dell'odio. Di romanzo in romanzo, Philippe Sollers tesse l'elogio dell'amore passione e sfiora la questione che forse non può affrontare, quella dello statuto dell'amore nella parola, nella vita. C'è qualche immagine di morte che resta adiacente agli amori narrati da Sollers, senza mai cogliere se questi siano tributari del discorso della morte. Un tributo lo dà Stendhal a Sollers, per immaginare e credere che l'amore-passione sia la via originaria dell'amore e non un pendant del discorso della morte che peraltro qua e là Sollers analizza. La sua lettura del tran tran sociale di ogni epoca è precisa e non accetta appunto nessuna epoca, nessun discorso eretto a impalcatura e che tenga nella mortificazione ogni uno. L'analisi dell'ideologia francese, diventata morale personale, non dissimile dalle ideologie delle altre nazioni occidentali, è impietosa. Certamente l'amore e passione è preso di mira e reso ridicolo. L'accusa a Stendhal arriva sino a Sollers, indagati per crimine di fanfaronata. Racconterebbero frottole per addolcire la vita amara, la vita reale, la vita non pragmatica. Insomma, sia Stendhal che Sollers, e Sollers Stendhal che c'è in questo romanzo, mentirebbero sull'essenziale. E come tutti rinunciano all'amore-passione, erigendolo in idealità, come è stato il caso dei trovatori. Si tratta invece di leggere la loro esperienza dell'amore e di restituirla in altra qualità. Allora sono forse da questionare anche la frequentazione dei bordelli e le forme dell'amore-passione di cui narrano. Non è questione di ammettere o non ammettere di essere andati a puttane, quanto di intendere che cosa implichi il farlo in ciascun caso. La prostituta è madre nel rapporto sessuale, degradata, alla portata di mano, distribuente il saperci fare col sesso, ma madre. Si tratta di incesto e di stupro. La nozione di rapporto sessuale è quella di erotismo. L'evento e l'avvenimento non hanno risvolti erotici, non sono visibili, sfuggono a qualsiasi antropologia o altra logia dell'amore.
il mito stesso della nascita di Eros è già erotismo in azione ancora prima che Eros nasca, come nel mito la vicenda. Una donna fa l'amore con un semidio ubriaco per fare un figlio che non sia povero come lei. Il modello dell'amore di Stendhal nella costruzione di Solers è mutuato dalla madre come paradigma, non dalla donna. E Solers, a proposito del suo amore e passione per la giovane Minna, dice che il vero amore è sempre di colore incestuoso. La prova? Minna, la sua bambina veneziana, sua sorella. La donna, figlia o madre, è bambola erotica. Certo, in quanto donna, poiché è impossibile ridurre la donna a figlia o a madre, l'avventura trova la sua condizione nel fuoco fatuo, l'unico fuoco che non brucia. Questa è l'infatuazione. Il testo non è il discorso. E la sospensione parziale del discorso della morte, nel caso di Philippe Solers, lascia il posto a quello che resta. Il testo non è il discorso. E la sospensione parziale del discorso della morte, nel caso di Philippe Solers, lascia il posto a quello che resta. Ecco il titolo. Tesoro d'amore. L'amore che resta. L'amore indistruttibile. Non è questione di amori che durano, quel che durano, come parla della psicanalisi come pratica Jacques Lacan. L'amore, più che ridursi al suo fare, nel suo etimo dato come originario di fare l'amore, è il transfer. La psicanalisi ha indagato intorno all'amore di transfer e si è trattato per lo più di negazione del transfer. L'amore di transfer è amore o non è amore? Il transfer è la metafora. E la metafora non è paterna, come crede Lacan nei suoi epigoni. L'amore non è l'amore del padre, prestato poi nella dottrina politica ai vari despota e ai tiranni. È per questo che lo psicanalista Giancarlo Ricci ha scritto più di 30 anni fa un libro dal titolo L'amore del tiranno. Niccolò Machiavelli scrive che nella conversazione con gli antichi tutto si trasferisce in loro. Per dirlo nel modo della fiaba, nell'amore, gli innamorati, tutto si trasferiscono l'un l'altro. E chi stabilisce i limiti e i confini al transfer, all'amore, si impedisce d'amare. Ecco il successo millenario e planetario della prostituzione. Nessun amore, nessun transfer, solo il matrimonio. Nel romanzo di Philippe Solers, la storia d'amore è quella per Stendhal piuttosto che quella con Minna o per Minna, la giovane esperta dell'autore di Henri Brulard. Solers tutto si trasferisce in Stendhal. È il suo modo di leggere, il suo modo di scrivere. La conversazione che ha con Stendhal, ancora prima che l'arte del silenzio che si instaura tra l'autore e Minna, è il dispositivo che per ore e ore, Machiavelli dice per 4 ore, sospende la fame, l'affanno, la paura di morire. Il punto è questo. Come regge l'amore tra Minna e Solers? Come reggono gli amori di Stendhal? Intanto gli amori di Stendhal non reggono. Sono già dati come impossibili. E più che cercare per quale via siano stati brevemente possibili, e rispetto al proseguimento, a questione aperta, e al contingente che occorrerebbe indagare. Il dispositivo di scrittura, il dispositivo del fare, c'è in Stendhal come c'è in Solers e anche in Minna. È rispetto al fare e ai suoi dispositivi che l'amore ciascuna volta regge. E muove il mondo e le altre stelle, come suggerisce Dante. Se il discorso dell'amore copre, come un ricordo, il testo dell'amore, allora l'esperienza è negata e l'amore non regge. Ma se il testo dell'amore, di passo in passo e di piede in piede, procede, allora si tratta dell'amore che regge,
e che morbi e deformi non intaccano. Il tesoro d'amore non è una proprietà, non è un possedimento, un avere. È la qualità infinita che giunge come miele dell'esperienza. Ecco perché, pur con la questione della donna ancora figlia madre, il romanzo Tesoro d'amore non è meluso, non è sdolcinato, come gli oceani zuccherini della produzione di massa della distrazione. Philippe Sollers è stato amico di Armando Verdiglione e avrebbe avuto l'occasione di leggerla, ma non l'ha fatto, non c'è riuscito. È forse l'unico Armando Verdiglione che potrebbe porre a Philippe Sollers delle questioni intellettuali intorno a quel che per lui sono delle acquisizioni, cioè, che restano invece da leggere ed analizzare. Senza più pathos, l'amore si tesaurizza nel miele, che procede dall'albero della vita. Mentre gli uomini standard bramano il miele, buono da cogliere dall'albero della conoscenza, una volta mondato dal male. Ecco la definizione del miele, se vogliamo, data in esergo al suo romanzo da Philippe Sollers, che la trae da Stendhal. L'amore è sempre stato per me il più grande degli affari, o piuttosto il solo. L'affare del miele, l'affaire du miel, il miele che resta, annunciato dall'altro esergo, quello di un proverbio veneziano del XVI secolo. Il dolore d'amore non dura che un momento, il tesoro d'amore dura più che la vita. E per Sollers Venezia è il paese di latte e miele.